Allora, siamo qua con Andrea Baiani, scrittore e creatore del progetto Le parole del futuro. Allora, io ti volevo chiedere come ti è nata l'idea delle parole del futuro e come ti è venuta l'idea di coinvolgere noi, ragazzi delle scuole. Mi è venuta, se vuoi, da un'insofferenza, cioè non ne posso più, non ne potevo più di vedere spazi giovani per i giovani pensati solo dagli adulti, come se i giovani fossero esclusivamente un target. Target, non dimentichiamolo mai, è parola del marketing e anche parola militare, significa bersaglio. Ecco, non mi andava più di pensare ai ragazzi come a dei bersagli, ma piuttosto come degli interlocutori. Per averli come interlocutori bisogna coinvolgerli. Allora ho pensato, perché per pensare uno spazio per ragazzi non lo pensiamo insieme a un gruppo di giovani? Da lì sono nate le convocazioni, diciamo, di 16 ragazzi, tra cui te. Non deresponsabilizzarti, c'entri anche tu, sei coinvolta. Va bene, adesso sono passati i nostri fantastici giorni del salone, abbiamo fatto tutti gli incontri, più o meno siamo riusciti a intervistare tutti gli ospiti che dovevano venire, chi più chi meno, e una considerazione finale, un bilancio insomma dei giorni, anche del progetto, com'è andato, come ti è sembrato? Beh, il bilancio dovreste farlo voi teoricamente, io il bilancio lo faccio su come ho visto voi. Io, gli ospiti che abbiamo avuto a me hanno molto emozionato ed erano, secondo me sono persone che ci hanno a tutti aperto dei mondi, ci hanno allargato un po' di più lo spazio vitale, lo spazio di pensiero che avevamo, un po' meno angusto di quanto non fosse. Negli occhi dei ragazzi ho visto succedere delle cose, ho visto spalancarsi dei mondi, e per cui questo mi sembra il risultato più bello. L'altro risultato bello sono stati proprio gli stessi ospiti che per la prima volta, tanti di loro, sono venuti a un salone del libro e non avevano nulla da promuovere, nulla da presentare, non sono state né presentazioni né promozioni di libri, ma sono venuti lì, si sono seduti e hanno ragionato insieme a noi. Avere uno spazio di pensiero nel frastuono del salone, questa cosa qua mi sembra già il risultato più grande. Bene, fantastico. Allora, grazie, ti lasciamo alle tue, insomma, ai tuoi libri anche, non so, pensi di tirarne fuori un libro da questa esperienza, una cosa del genere? Oppure lasci perdere adesso con i ragazzi, anche dopo il libro con la gita, mi pare, no? Che hai seguito dei ragazzi in gita. È possibile che io ne tiri fuori un libro. Ci sono esperienze che ovviamente si fanno largo dentro e occupano spazio. In qualche caso poi finiscono nei romanzi perché finiscono dentro di me. Però nei giorni scorsi ci pensavo che valesse la pena, probabilmente vale la pena condividerla. Poi pubblicare e rendere pubblico, no? Pubblicare e raccontare un'esperienza del genere, il lavoro sulle parole che abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto anche un gran servizio al vocabolario. Io non so i signori che scrivono i vocabolari, però secondo me dovrebbero essere contenti, è come se avessimo aperto le finestre al vocabolario. Ecco, questa cosa di questo ossigeno dato alle parole, credo che valga la pena di condividerlo, per cui se ho ancora energie è possibile che ci scriva qualcosa.